Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, qui sempre in diretta da Guantanamo. No, magari qualcuno ci crede pure, no? Siamo a Crotone, siamo in una sala di una palestra a Crotone che ci ha ospitato. E oggi qua nuovamente il nostro nutrizionista, anzi laureando in nutrizione umana. Sì, sì. E oggi parleremo di un argomento molto molto bello, soprattutto per chi vuole fare... Per gli sportivi in generale. Per gli sportivi, sì, perché sono le proteine. Sì. Beh, ora su questo video praticamente ci verrà... saranno tutti... Eh sì, poi giù sotto nei commenti si distruggeranno. Sì. Ok. Noi in questa rubrica abbiamo specificato cosa sono i macronutrienti, i carboidrati e adesso parleremo delle proteine. In generale cosa sono? Definiti anche protidi, apportano 4 kcal per grammo e nella dieta di una persona sana comunque corrispondono al 15-20%, comunque percentuali che possono variare in base al tipo di persona, in base al tipo di contesto. Ovviamente le proteine cosa sono? Sono una sequenza di amminoacidi, l'avremo sentita più volte questa definizione, sono una sequenza di amminoacidi. Questi amminoacidi sono uniti tramite un legame definito peptidico. Legame definito peptidico, principalmente comunque i proteidi sono formati da azoto, idrogeno e ossigeno. Quindi questo legame peptidico, la sequenza di amminoacidi, differenzia le proteine l'una dalle altre e le loro funzioni. Ovviamente diciamo le proteine sono di diversa natura, di origine animale, di origine vegetale e quindi ci sono quelle di alta qualità e di bassa qualità. Principalmente cosa volevamo farvi capire? Che nell'organismo cosa avviene? Quando noi ingeriamo alimenti di origine animale o anche vegetale che contengono proteine, nel nostro stomaco interviene si attiva un enzima definito proteasi. La proteasi appunto scinde le proteine in amminoacidi e gli amminoacidi poi entrano in circolo fino ad arrivare al fegato. Il fegato poi le riutilizza in base al tipo di contesto in cui ci troviamo. Quindi se ci troviamo in fase workout, in fase allenamento, ovviamente il fegato riceve il segnale che il tessuto muscolare ha più bisogno di proteine perché è dovuto alle micro lesioni dovute all'allenamento e quindi trasmette più proteine possibili lì. Le funzioni delle proteine quali sono? Hanno innumerevoli funzioni, ma le più importanti sono funzione plastica, quindi ricostruzione dei tessuti, ma non solo muscolare, anche la cute, pelle e ossa. Funzione regolatrice, cioè molte proteine regolano i tessuti ormonali. Molte proteine, funzione recettoriale, molte proteine ricevono il segnale di posizione energetica e immunità. Posso vincere? Sì, aspetta un secondo, vedo se ha preso ancora il fuoco. Vabbè, continua. Allora, le proteine hanno innumerevoli funzioni, quindi funzione recettoriale, molti recettori sono proteine, funzione immunitaria, quindi il sistema immunitario è formato da anticorpi e gli anticorpi sono proteine. Funzione contrattile, cioè quando noi applichiamo una contrazione muscolare per esempio intervengono le proteine, soprattutto l'amilasi per esempio, e infine funzione energetica, le proteine oltre ad essere una molecola di struttura hanno anche una funzione quindi di ricostruzione, hanno anche una funzione di fornire energia, rifornimento energetico. Questo perché? Perché quando noi, soprattutto nell'ambito sportivo, quando noi applichiamo uno sforzo ripetuto, che può essere dovuto alla palestra, al bodybuilding o qualsiasi tipo di sforzo, a quel punto il corpo ha bisogno di energie. Dove le va a prelevare? Le va a prelevare dal tessuto adiposo, ma non solo, ma anche dai muscoli, cioè dalle proteine. Muscoli e proteine, il muscolo sappiamo che è formato al 70% di acqua, il resto proteine e poi alcuni lipidi. Quindi per ricavare energia il corpo ha bisogno di queste proteine che le va prelevate e quindi un atleta avrà sempre bisogno di un apporto proteico in più rispetto alla norma. Sì, sì. Ripetiamo sempre il nostro soggetto che si allena costantemente, magari si rompe anche il culo al lavoro, sì, perché magari fa un lavoro pesante, sì. È un impiegato di banca per esempio che sta seduto e non si muove,
giustamente avranno un metabolismo sicuramente diverso, diverso. E anche un rapporto proteico diverso assolutamente sì. Infatti le linee guida stabiliscono che le proteine devono essere assunte 1 grammo per chilogrammo di peso corporeo, ma nello sportivo, nell'atleta a cui facevamo riferimento poco fa, le quantità possono anche aumentare 1,5, 2, anche 2,5 nei periodi di definizione. Quindi, come potete vedere, si differenziano in base al contesto, in base al soggetto. Qual è la differenza tra proteine e carboidrati? È che le proteine non vengono conservate dall'organismo e quindi sono soggette al turnover proteico. Cos'è il turnover proteico? È un processo di assimilazione e un processo di degradazione, ovvero l'organismo degrada le proteine difettose mentre ricicla gli amminoacidi che contano veramente e che servono all'organismo per sopravvivere, insomma tutto quello che abbiamo spiegato. Principalmente queste sono le loro funzioni. Ovviamente, come abbiamo detto poco fa, ci sono le proteine ad alto valore biologico e a basso valore biologico. Cosa vuol dire? Che spieghiamolo per chi assolutamente sì. Non è addetto ai lavori. Assolutamente, le proteine ad alto valore biologico sono quelle proteine che hanno tutti gli amminoacidi essenziali, quindi come le uova o come il pesce, mentre le proteine che anche difettano di un solo amminoacido sono definite a basso valore biologico, come i legumi. Tuttavia però basta fare semplici combinazioni alimentari per colmare questo deficit, quindi pasta e legumi, riso, come per esempio riso e fagioli, compensiamo tutti gli amminoacidi che le uova hanno per esempio. Quindi principalmente sono classificate così. I cosiddetti piatti completi. Sì, piatti completi. Ah, ma mangiati pasta e fagioli che è un piatto completo. Sì, effettivamente dal punto di vista nutrizionale è completo. Non ci sono amminoacidi previsti, non ci sono amminoacidi che mancano, quindi potete effettuare combinazioni per chi magari è vegano, per chi magari è vegetariano, qui un po' il discorso si va prolungando, diciamo. Sì, vabbè, poi qua si ammazza. Ci ha già detto vegano e vegetariano, chiudono il locale. Ok, per i vari tipi di dieta. Principalmente comunque le proteine abbiamo visto come si comportano nell'organismo. A livello sportivo bisogna assumerne quante? 30-40 grammi di proteine, ma i cosiddetti sfatiamo i miti, no? Più di 30 proteine a pasto non vanno bene? No, vanno anche bene. Ovviamente fino a 40 grammi di proteine a pasto il corpo le utilizza, poi superando quella quantità il corpo le immagazzina magari per un tempo limitato per poi utilizzarle quando magari serviranno. Questo è il succo più o meno dell'espressione. Facciamo il punto dicendo che non è che dovete esagerare nelle proteine. Assolutamente. Perché come proteine, come i grassi, come i carboidrati, ogni cosa presa in eccesso fa male. Sì, assolutamente sì. Ragazzi, il video finisce qua. Ripeto, questi sono dei focus che noi vogliamo proporre sul canale. Se avete dubbi, perplessità o volete approfondire un determinato aspetto di questo argomento, scrivetelo nei commenti oppure in direct, appunto nei messaggi privati sia di Instagram che di Facebook, dove siamo molto attivi in punto sport. Fit, abbiamo le cazzo delle zanzare che ci stiamo mangiando. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina perché stanno uscendo veramente tante novità. Pollice in su, buon allenamento da InSport. Ciao.